l'incontro al Ministero è stato un incontro positivo, perché se Amazon dà la possibilità, ha deciso di venire a incontrarci a Piacenza, probabilmente nel Palazzo del Governo, alla presenza del prefetto, per noi è un passo nella direzione giusta. Certo che poi tutto questo deve essere tradotto in qualcosa di concreto per i lavoratori, però insomma il passo è giusto. L'auspicio è poi trovare una soluzione soddisfacente per quella che è la nostra vertenza, soprattutto sull'organizzazione del lavoro. Per quanto riguarda quest'idea, diciamo, del braccialetto elettronico, cosa ne pensa? Beh, questa diciamo è una cosa forte, e riteniamo anche che può nascondere dei pericoli importanti, perché innanzitutto non crediamo in questo tipo di progresso, e poi la cosa che ci spaventa è che non solo con questo diciamo bracciale i lavoratori possono essere monitorati in qualsiasi loro mansione, ma vengono anche assolutamente telecomandati nel tipo di mansioni situazioni che debbono svolgere, quindi i lavoratori diventano dei burattini. Questo insomma, se lo associamo alla produttività spinta, insomma, ci porta a quello che può essere considerato l'uomo macchina. Noi sulla Costituzione abbiamo scritto la persona umana, che ci veniva insegnato, e qui stiamo parlando di persona macchina. Questo a noi non piace assolutamente. Ci sono già dei sensori che danno la possibilità di verificare il lavoratore, diciamo, quanti colli ha movimentato e di quanto tempo è stato loggato, noi diciamo, nel senso, quindi gestito anche dall'azienda, e quindi osservato in quelle che sono le sue mansioni. Qui ci sarebbe un ulteriore passo avanti, che sarebbe quello anche di governare le proprie azioni. Noi crediamo che questo sia più che fantascienza, insomma fanta horror. Questo sì, poi, però è una possibilità che si è aperta negli ultimi anni, quando sono caduti un po' di diritti, di leggi sono cambiate, perché anni fa non certo era pensabile. Sì, lei ha ragione, perché prima comunque c'era l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che impediva qualsiasi tipo di monitoraggio dei lavoratori. Adesso col Job Act è stata questa norma modificata, ma prima di gestire questo tipo di braccialetto deve essere fatto un incontro e un eventuale accordo o con i rappresentanti dei lavoratori o con le organizzazioni sindacali.